Si attraversa più sicuri con il contasecondi e in Abruzzo i tiret, i dispositivi che rilevano le infrazioni del passaggio con il rosso diventeranno presto più intelligenti. Esperienza comune che sia l'automobilista che il pedone o l'eventuale ciclista non sanno esattamente quanto tempo hanno a disposizione per attraversare, soprattutto quanto dura il giallo, che è una sorta di limbo che fa accelerare oppure frenare bruscamente. Prendendo spunto da un decreto ministeriale che abbiamo chiesto l'installazione obbligatoria dei cosiddetti countdown, i contasecondi. Questo permetterebbe a tutti gli automobilisti di occupare l'incrocio in sicurezza e soprattutto di evitare delle sanzioni amministrative che, ricordo, sono abbastanza alte. La FIT CGL Abruzzo Molise ha trasmesso alle prefetture abruzzesi un'analisi delle varie criticità, tra queste l'attraversamento di un incrocio con un mezzo lungo come un camion che, va da sé, ha bisogno di più tempo rispetto a una macchina. Ebbene, su questo aspetto le prefetture si sono attivate rispetto alla nostra richiesta e in particolar modo devo soffermarmi sulla solerzia della prefettura di Chieti. Per questo ringrazio il signor prefetto dottor La Cioppa per aver attivato una riunione, il comitato di ordine e sicurezza territoriale, coinvolgendo anche i sindaci dei comuni interessati dove insistono questi dispositivi di videosorveglianza. Ebbene, questa riunione ha prodotto un risultato molto significativo. Una risposta importante dunque c'è stata. La categoria degli autotrasportatori si è fatta promotrice di un'iniziativa di cui beneficeranno tutti i cittadini. In pratica adesso tutti i sindaci devono rispettare questa disposizione e quindi installare i semafori intelligenti con i countdown, e questo sicuramente permetterà a tutti gli automobilisti di approcciare l'incrocio con maggiore sicurezza.